numero, sono molto contento, è già la seconda edizione che stiamo proponendo di questo corso. E faremo appunto, come diceva anche Claudia, una terza edizione, siamo già proiettati verso queste cose, addirittura poi anche ulteriori, no, eventi formativi che stiamo portando avanti come delegazione coordinata scuola dello sport. Noi siamo un po' su tutta quanta la regione, adesso tra l'altro Laura, vieni qui Laura, no, stare no, vieni. No. Allora, Laura, insieme a Valeria, come diceva giustamente Claudia, sono un po' i vostri, io dico sempre anche i custodi sul territorio, no? Quindi quasi tutti i presenti arrivano dalla provincia, no, di Milano. Ecco, Laura è la vostra referente per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, tecnici, quindi è il coordinatore tecnico del CONI provinciale, mentre Valeria è la parte, diciamo, operativa della segreteria del CONI. Del Colimiano. Poi c'è un'altra persona che è un fiduciario dell'impiantistica sportiva, che è l'architetto Maianti, che opera sul territorio appunto provinciale. Io farei anche un applauso a loro, magari perché lo vedo, veramente lavorano tanto, se poi è possibile organizzare questi momenti formativi, perché ci sono delle persone che dietro le quinte magari non dà, però lavorano veramente in maniera importante. Quindi primo ringraziamento poi va veramente a loro, lo fanno tra l'altro con competenza, ma anche con tanta passione. Sono contento di questa presenza perché poi ognuno di voi ha una storia particolare, no? Dirigenti sportivi, nelle vostre associazioni, non è sempre facile, no? Magari trovare anche del tempo per andare ad approfondire, no? delle conoscenze, per mettersi un pochettino anche in gioco, avere l'umiltà di dire comunque c'è qualcosa da imparare, no? Qui siete qui presenti alla sera, magari dopo una giornata lavorativa, di studio, a casa, in famiglia, fuori, insomma, che è impegnativa perché poi credete veramente a quello che fate. Tra l'altro in un'ora di cena magari anche qualcuno non ha mangiato, qualcuno ha fatto in fretta a mangiare, quindi veramente grazie per la vostra presenza.